Qual è il contributo del Banco del Mutuo Soccorso nell'ambito di questa manifestazione? È un contributo che parte dal concerto che facevamo tanti anni fa davanti alla Basilica meravigliosa qui dell'Aquila. È lo stesso contributo che proviamo a dare ogni volta in onestà intellettuale quando succedono queste tragedie. Il contributo che può dare un artista, quindi trasparenza di idee, onestà intellettuale e necessità di dire che la ricostruzione deve passare attraverso la forza delle idee, attraverso l'onestà. Non se ne può più di corruzioni e di brutti giri, perché distruggono più del terremoto, distruggono la speranza. Quindi noi possiamo dare questo contributo. Io penso che un artista, l'unico contributo che può dare di importante è quello di ricordarsi di essere un tramite tra una comunità di persone e quella dimensione metafisica, spirituale, che sono le idee, che sono il sogno, che è la fantasia che crea progetti, che crea percorsi da intraprendere. Sono stato portato qui da due aquilani, mi portavano in giro per la città con un misto fra amore, memoria del dolore provato e sgomento di fare un giro turistico in mezzo alle macerie e al dolore. È stata una cosa molto toccante e mi ha lasciato pensare parecchio. Ho fotografato le gru in questa follia che abbiamo ormai di documentare con icone, tutto ciò che viviamo, per rivedermelo, per ricordarmelo. Ho fotografato le gru per aiutare la mia speranza che possa veramente cambiare qualcosa. Ecco, io spero che il piccolo contributo che possiamo aver dato con questa piccola cosa davanti al dolore che sta gente ha provato sia quello di inaugurare quei cambiamenti che una cultura diversa può veramente realizzare.